Miei carissimi, salve! Con infinito piacere oggi ho l'opportunità e la voglia di parlarvi non solo di un libro che non voglio nascondermi dietro tanti panegirici, mi è molto piaciuto, ma ho la possibilità di presentarvi una nuova casa editrice. Voglio semplicemente farvi un brevissimo antefatto. La casa editrice di cui vi parlo è Martin Eden. In particolare vi parlerò del libro Non è mai tempo perso di... E la collana è Avviamenti. Allora, mi trovavo come al mio solito al Feltrinelli di Napoli, di Stazione Garibaldi, quindi per gli appassionati di lettura vi raccomando, segnate tutte le librerie di cui vi parlerò, perché non faccio torto ad alcuna libreria di Napoli. Sapete che faccio spesso volontariato presso la libreria indipendente Io ci sto, che è a Piazzetta Fuga, ma appunto a Napoli frequento la Feltrinelli di Piazza Garibaldi, così come quella di Piazza dei Martiri, la Mondadori al Vomero, tutte le piccole librerie di Portalba. Ma in quell'occasione mi trovo a parlare con una persona che ha un volto assolutamente familiare, perché chiaramente là, seppure non si riconoscono i nomi, ci sono i volti familiari, così come per i librai di tempi andati. E una di queste persone era una appunto di quelle, stavo parlando con una di quelle che spesso avevo ritrovato. Ebbene, per pura casualità mi rendo conto che intorno al punto di informazioni ci sono questi libricini e mi sembrava qualcosa di particolare. Questa persona mi dice: "Guarda, in realtà ho scritto il libro e la casa editrice questa, cioè la Martin Eden, la quale ha iniziato la sua attività proprio come casa editrice po da pochissimi mesi. E Avviamenti è la collana che promette di portare in auge gli esordienti, è dedicata solo agli esordienti. Ti do il mio libro." Io, felicissima, a prescindere, sapete che il mio giudizio è sempre educatamente oggettivo, e gli ho detto: "Guarda, mi fa piacere innanzitutto parlare dell'opera di una nuova casa editrice, la quale deve essere sostenuta, è una di quelle attività che qualsiasi tempi abbia, soprattutto nel campo dell'editoria indipendente, deve essere sostenuta, quindi ne parlerò e vedremo." Avevo detto che questo libro l'avrei letto a luglio, ma ieri, in pochissimo tempo, sono poco più di 100 pagine, l'ho letto. È inutile dire che sapere di avere di fronte, seppure una persona che evidentemente ha vissuto una vita con i libri, l'idea di avere un esordio ti mette sempre con qualche filtro e qualche remora in più nella lettura. Assolutamente sciolti, dipanati, dubbi e incertezze, perché il libro è pieno, pieno di vita, è denso di citazioni di opere e di scrittori, così come ci si può aspettare da una persona che è cresciuta nei libri. Agostino Ragusa, Ragosta, perdonatemi, Agostino Ragosta, da come poi potrete saggiare
da ciò che scrivono su di lui, è stato uno dei librai storici di una delle librerie più antiche di Napoli. Appunto, come vi dicevo, poi hanno subito varie chiusure, quindi è stato assunto alla Feltrinelli. E qui dispone, attraverso evidentemente quella che è la sua vita, non credo sia prettamente autobiografico, ma chiaramente riporta la sua vita, più che altro nella narrazione di personaggi che ha incontrato o che, se non ha incontrato così come li ha descritti, sono la somma delle sue esperienze. Ecco, troviamo questo mero gastrobar, questo protagonista che è un libraio, e che utilizza questo luogo come punto d'incontro di varie persone, vari intellettuali, vari amici, che diviene il punto d'incontro di presentazioni di vari libri e che chiude il cerchio di una storia che, se non raccontata bene, sarebbe diventata banale, invece diventa una storia davvero credibile, verosimile e molto densa di significato, che è quella che viene narrata alla fine. La bellezza di questo libro è la capacità di è stata quella, la capacità dell'autore di narrare moltissime vite umane, ma tutte compiute. Non si rimane con dei punti interrogativi, cioè nei brevi frangenti in cui queste persone vengono colte nelle loro riflessioni, nella loro vita, nella loro esistenza, vengono ben definite. Noi le possiamo riconoscere. E un capitolo meraviglioso l'ho trovato nell'undicesimo, in cui si parla di questa, a un certo punto, di questo baillame di autore, in cui c'è questa danza tra, vi faccio l'esempio, cita Alberto Moravia tra Elsa Morante e Dacia Maraini, Ennio Flaiano, Alda Merini, Virginia Woolf, André Gide, Joseph Conrad, compone questo piccolo capitoletto come se fosse un'opera poetica in cui si inseriscono tutti questi grandi scrittori. Allora, che dirvi? È una lettura per questo periodo. Godibilissima, assolutamente fluida, ben scritta e con tutta la possenza di un uomo che è vissuto nei libri e tra le persone che vivono i libri. Io lo consiglio senz'altro, quindi non è mai tempo perso. Tenete d'occhio la casa editrice perché ha fatto e fa delle pubblicazioni splendide. Poi io li metto alla prova i libri. Chi mi conosce un po' sa che non sono attenta, io li apro, li spalanco e guardate, è cucito e sono delle edizioni meravigliose. Questa casa editrice avrà grande, grande, grande fortuna, ne sono assolutamente certa. Complimenti ad Agostino Ragosta, vi ripeto, leggetelo, è un consiglio che vi do in maniera spassionata. Non è mai tempo perso. A presto.